Signore e signori, il mio progetto originale era di usare questo video per raccontarvi i dettagli dei DLC di Code Vein e di fare una ricostruzione accurata e artistica della loro trama. E sinceramente non vedevo l'ora, perché indipendentemente dal seguito del gioco o dalle possibili critiche allo stesso, personalmente mi ha divertito moltissimo e mi ha portato a sfidarlo ancora e ancora cercando sfizi che col poco tempo che mi ritrovo nemmeno avrei dovuto inseguire, come uccisioni di boss vari a zero danni, trofei interni al gioco stesso per medaglie e pitture facciali che non userò mai e cose del genere. Inoltre il suo design e il suo tenore da anime mi hanno conquistato proprio come una gran bella serie da guardare, ma meglio ancora perché potevo esserne protagonista. Quindi credetemi quando dico che pur conscio del poco interesse riscontrato dal titolo, ero impaziente di poter creare un ulteriore racconto su Code Vein, che parlasse degli orrori, o magari del viaggio del gruppo fuori dal carcere della Foschia, o persino qualche flashback rivelatorio. Purtroppo, l'esperienza che ho avuto mi ha portato a rivalutare l'intera prospettiva di quanto avrei voluto fare, e mi ritrovo invece ad approfittarne per parlare con voi in generale dei DLC nel panorama videoludico dei tempi odierni, usando quelli di Code Vein come punto di confronto per spiegare in che modo non andrebbero fatti. Ma soprattutto voglio sottolineare la ragione per cui simili errori di marketing vanno a danno non solo del brand che li commette, ma di tutta l'industria videoludica. Prima di proseguire, una piccola menzione di aggiornamento riguardo ai collegamenti tra God Eater e Code Vein, da cui era nata la mia curiosità nell'indagare sull'ambientazione in comune tra i titoli. I DLC presenti nel Season Pass coprono la storia di Valerio, compagno con cui Jack Rutherford aveva affrontato alcuni dei più terribili orrori prima dei tempi della Foschia Rossa, nonché l'erede della gola che aveva preceduto Eva Ru. Ritrovatesi a combattere contro ragami per loro impossibili da sconfiggere, i due cominciarono a sigillarli nelle profondità. La prima missione li portò contro il Cavaliere Infernale, l'Hellfire Knight, una versione orrorifica della ragami Hannibal. Una sorta di drago capace di rigenerarsi senza un nucleo, che combatte comportandosi in maniera stranamente simile a quella umana, dal modo in cui si muove a quello in cui evoca armi infuocate usando il calore e le fiamme che può evocare sfruttando l'energia termica pulsante sotto le scaglie dorsali. Se l'esecuzione per sigillare l'orrore era stata impeccabile, già alla seconda avventura Jack sembrò più distante e distratto. Aveva da poco dovuto uccidere il compagno che insieme a lui, a Gregorio Silva, era stato decisivo nella sconfitta della regina, nel nostro caso, Bellfire. Valerio sostenne e incoraggiò Jack, che rispettava e venerava come un maestro, e insieme riuscirono a sigillare anche l'imperatrice Gelida, la Frozen Empress, l'orrore che prende forma dall'aragami Marduk, un incrocio tra un lupo feroce e un titano di roccia dalla mobilità fin troppo agile nonostante la stazza, la durezza e il dominio sul regno del ghiaccio, che viene evocato costantemente in sua presenza. L'ultima missione, prima che Valerio fu costretto a chiudersi nella sua cripta come ogni erede avrebbe dovuto fare, fu contro il Signore del Tuono, il Lord of Thunder, un aragami riconducibile al terribile Varja, una tigre gigante capace di scatenare scosse elettriche dal dorso, con qualche fattezza umana che si intreccia alla meschinità dei predatori più spietati. Sigillato l'ultimo dei tre orrori invincibili, Valerio si era ormai sforzato troppo e la sua attesa per poter riposare per sempre si rivelò più breve di quanto lo stesso Jack avrebbe voluto. Così come aveva dovuto fare più volte dalla nascita degli eredi della regina, ancora una volta assunse il suo compito di portar loro sollievo quando erano ormai in preda alla corruzione, liberandoli dal loro fardello con la privazione della vita. Valerio accetta con un sorriso l'ultima visita del suo amato maestro, per poi morire sotto la sua spada misericordiosa. Questo è tutto quello che abbiamo. Di suo non sarebbe stato un grande problema, un dispiacere forse per chi si era fatto la bocca su un gemellaggio più profondo e più esplicativo delle due trame. Non di meno il gioco è Code Vein, quindi finché il contenuto dei DLC fosse stato pieno e soddisfacente, i 10 euro per ciascuna sessione li avrei pagati comunque volentieri. Purtroppo si è trattato invece di un monumentale disastro. Andiamo con ordine. Arrivo di recente da un altro DLC dal prezzo eccessivo rispetto all'offerta. Parlo di 30 euro, ovvero lo stesso prezzo collettivo di questi tre DLC acquistati individualmente, di Kingdom Hearts 3 Remind. Come ho spesso detto in risposta ai commenti in cui me lo domandavate, non trovo infatti che valesse la cifra che ha chiesto ai suoi affezionati. La differenza però è enorme. Remind ha comunque a suo credito molte ore di gioco, specialmente per chi decide di spolparlo da cima a fondo e di affrontare le battaglie più difficili usando un onesto livello di difficoltà.
e ci sono comunque molte scene a cui assistere e sviluppi di trama significativi. Questo significa che il prezzo andava ridimensionato, ma aveva comunque senso fosse un DLC a pagamento. Per Cold Vein, non credo invece che l'intera tripletta di DLC valesse 10 euro, figuriamoci 30. Infatti, poco prima del lancio, uscì un DLC gratuito per combattere nemici in una torre discendente a fare da arena. Un contenuto modesto, ma comunque adatto poiché privo di prezzo. Il problema è che i tre DLC successivi, in cui invece il prezzo c'era e come, avevano all'incirca lo stesso ammontare di materiale di quello gratuito che li aveva preceduti. Una cosa, proprio per il raffronto così ravvicinato, piuttosto eclatante. In quella che è la mia esperienza personale, da un DLC a pagamento mi aspetto di solito una certa abbondanza di quattro fattori, ovvero gli elementi su cui ne valuto il rapporto finale qualità-prezzo: ambientazione, giocabilità, longevità e storia. Quando parlo di ambientazione, mi riferisco ovviamente a materiale esclusivo, ovvero elementi non già presenti nel gioco originale. Questo include anche l'aspetto e la skin dei nemici incontrati, complementi estetici per il personaggio, l'architettura degli edifici e in generale un'area esplorabile degna di questo nome. Se uno scenario è riciclato, non lo considero un contenuto autentico del DLC e quindi non dovrebbe contribuire ad una maggiorazione di prezzo. Il più sensazionale e indimenticabile tra tutti i DLC che ricordi aver dato omaggio a questo aspetto è quello dedicato a The Witcher 3 in Blood and Wine. Aveva un prezzo assolutamente modesto rispetto a concorrenti con contenuti ben meno corposi, eppure offriva una regione immensa, un panorama che richiamava una versione medievale delle più belle campagne toscane, edifici nuovi e nemici unici inseriti in una narrativa ben contestualizzata. Quello che abbiamo invece in Cold Vein sono tre zone extra in cui gli unici elementi estetici esclusivi sono erbette luminescenti e cave relativamente spoglie, che peraltro si ripetono tutte e tre le volte solamente con una volgarissima ricolorazione e quasi nessun'altra variazione sul tema. Inoltre le zone sono veramente piccole, tanto che invece di essere aree vere e proprie si tratta di mappe delle profondità, ovvero sono trattate esattamente alla stregua della manciata di settori separati dalla storia principale che si potevano visitare parlando con Davis dopo il ritrovamento dell'oggetto per sbloccarle. E non è un caso se sono state inserite in tale contesto. Dopotutto la quantità di terreno calpestabile è lo stesso, se non in certi casi persino minore, di quello delle mappe inserite nel gioco originale. E i mini boss sono solamente due o tre, nonostante non abbiano nemmeno animazioni o modelli dedicati a giustificazione della loro scarsa quantità. Per quanto riguarda i nemici incontrati in giro, sono tutte semplici ricolorazioni che riciclano quindi elementi già presenti nel gioco, il che porta all'unico vero elemento esclusivo, i boss finali, ovvero gli orrori, che effettivamente hanno un modello 3D specifico insieme alle dovute animazioni di combattimento. Va comunque riconosciuta una cosa positiva sul fronte estetico. Hanno aggiunto costumi nuovi per tutti i personaggi. Grazie ad essi la bellissima Io diventa ancora più ammaliante con un abito non più lacerato. Persino lui acquista tratti più accattivanti. Yakumo tenta un omaggio a Metal Gear e Devil May Cry, mentre la nostra ragazza copertina, Mia, può vestirsi in modo più comodo e adatto a lei. Anche Eva ha un nuovo bel costume, mentre Jack... Beh, Jack lasciamolo perdere stavolta. Povero, povero Jack. Devo comunque riconoscere che almeno su questo fronte un buon lavoro è stato fatto. La seconda cosa che mi aspetto da un DLC è la giocabilità, intesa come modi nuovi di giocarlo e di viverne l'esperienza. Quindi tutto quello che riguarda armi con moveset differenti, mosse uniche da collaudare e meccaniche particolari per combattere i nemici. Restando nell'ambito dei Souls-like, un eccellente esempio di DLC che ha recitato benissimo questa parte è The Old Hunters, dall'angosciante quanto affascinante Bloodborne. Il gioco contiene un tipo speciale di armi, le Trick Weapon, e ognuna di esse ha due modalità che richiedono un certo lavoro a livello di progettazione, animazioni e bilanciamento. Nel corso del DLC se ne trovano molteplici insieme ad alcune nuove armi da fuoco. Il lavoro dietro all'aggiunta di nuovi moveset in un videogioco di ultima generazione non va mai sottovalutato e merita rispetto. Nel caso di Old Hunters, anche i boss erano intriganti, complessi e ben studiati, e per rifarmi a quanto detto prima, rimane comunque a sua volta un ottimo esempio di ambientazioni nuove e ampie da esplorare, una più suggestiva dell'altra. Dall'altra parte, in Cold Vein abbiamo armi identiche alle precedenti, con un piccolo reskin a tema elementale, per fuoco, ghiaccio e fulmine, che danno giusto un po' di colore ma sono poco utili, specialmente considerato che ci vengono sbloccate nel DLC in cui è presente il nemico che resiste a quel tipo di danno. Al di là di un buff regalato con l'attacco pesante, non sono una vera aggiunta, poiché il modello 3D è lo stesso di controparti già presenti nel gioco.
Hanno aggiunto anche un totale di 8 codici sanguigni, dove in alcuni casi sono presenti animazioni nuove ed eleganti, anche se poche nel complesso. Peraltro, gli ultimi di questi codici ci vengono dati quando ormai il DLC è finito e le nuove build da costruirci sopra sono per lo più inefficaci, soprattutto se comparate a quelle presenti nel gioco originale. L'unica cosa che salva la giocabilità viene quindi dallo scontro con i boss, che sono finalmente un'autentica aggiunta tecnica al gameplay. Presentati come orrori, mi aspettavo delle difficoltà e non negherò che ai primissimi scontri ne ho sofferta qualcuna, ma d'altra parte se si conoscono bene le meccaniche del gioco non è neanche così complesso eliminarli, e per aggiungere uno scoglio hanno infatti messo la possibilità di alzare la difficoltà fino a valori esponenziali, da più 1 a più 10. Anche così sono riuscito in un tempo non eccessivo, sia in solitaria che in compagnia, a completare tutte le sfide interne a ciascun DLC, incluse quelle più impegnative. Questo non lo dico tanto per vantarmi, chiunque può farcela, ma per sottolineare che ho affondato le mie zanne profondamente non solo nel gioco, ma in ogni singolo aspetto dei DLC stessi, dal contenuto normale alle sfide artificiali, dalle componenti estetiche alla cooperativa online. Quest'ultima è particolarmente importante soprattutto a scopo morale. Avere un'altra persona con cui ridere e lamentarmi della povertà di quello che avevo davanti ha mantenuto salda la mia sanità mentale per l'intera esperienza. Un'ultima nota estremamente negativa di tutto l'aspetto delle armi aggiunte viene proprio da una delle sfide del DLC, una chicca nascosta che solo chi è davvero devoto allo sblocco degli obiettivi interni riesce ad ottenere. Sto parlando di un'arma segreta chiamata tubo dorato. In pieno stile Nier, una delle armi base di Code Vein è un tubo di ferro che ovviamente ha pessime prestazioni di combattimento. Per rendere le cose più impegnative, una delle sfide proposte da ciascun boss è ucciderlo senza prendere danni usando solo quel tubo iniziale come arma, cosa che porta ad ottenere tre varianti elementali del tubo, inutili esattamente come quello base. Una volta ottenuti tutti e tre, però, al negozio è possibile comprare questa specie di arma segreta, il tubo dorato, che neanche a dirsi fa schifo quanto il tubo di ferro. E siccome i colori prediletti del gioco sono il nero e il rosso, in linea di massima è anche un pugno in un occhio per andarci in giro. Considerata la fatica richiesta per ottenerla, mi sarei aspettato un'animazione speciale col colpo caricato o caratteristiche così alte da surclassare qualsiasi spada ad una mano. Invece è deliberatamente inutile, quasi a volersi far beffe delle fatiche del giocatore. A tal merito viene il terzo punto che ogni DLC dovrebbe garantire, la longevità. Avrete già capito che questo è forse l'aspetto del trittico di contenuti extra più povero di tutti. È povero al punto che in molti hanno giustamente definito questi DLC come assolutamente ridicoli, in quanto completabili ciascuno in meno di un'ora. Ovviamente questo non tiene conto del fatto che uno decida di selezionare la spada conficcata nel suolo che elenca le missioni segrete da superare. Lì scoprirà tutta una serie di sfide intricate e spesso mal congeniate. La presenza di queste ultime allunga notevolmente la longevità dei tre DLC, poiché richiede un certo studio di costruirsi delle build elaborate e in casi in cui è chiesto di non prendere mai danni di ripeterla ancora fino a che non ci si riesce. Anche i vari gradi di difficoltà che si possono impostare offrono variazioni, per fortuna con valenza retroattiva. Infatti basta completare la sfida massima, ovvero uccidere il boss senza subire danni a difficoltà più 10, affinché siano considerate concluse anche tutte le sfide precedenti. Cosa che in effetti rende stupida l'esistenza delle medesime, dato che chiunque abbia un minimo di sale in zucca non toccherà quell'opzione se non per mandarla direttamente al massimo in coincidenza del solo momento in cui va affrontata quella sfida. Quindi, almeno all'apparenza, la longevità esiste. Tuttavia, ho una pessima opinione di questo genere di espedienti artificiali quando si tratta di allungare la vita di un gioco, che è la ragione per cui, per esempio, oltre a una certa soglia, non credo ai vari New Game Plus creati nei Soul con scopi simili, o quantomeno non credo si possano conteggiare come effettiva longevità del gioco in sé. Con Code Vein ho ripetuto l'esperienza con la scusa di vedere ciascuno dei quattro finali, anche perché mi piaceva l'idea di godermi tutto una seconda e una terza volta, magari con build differenti. Questa però è una mia scelta di piacere personale, che può valere per qualsiasi gioco a prescindere che la ripetizione sia ufficializzata con un'opzione interna o meno. Insomma, il merito di farti venire voglia di giocare qualcosa una seconda o anche una terza volta è quello del gioco in sé di essere piacevole, ma la sua durata non cambia. Diversamente, se un gioco ti offre prospettive divertenti, persino una ripetizione può essere considerata una forma di longevità. Per esempio, lo splendido Dishonored 2 fa provare abilità diverse a seconda del personaggio che si è deciso di usare, e ogni zona prevede due o più soluzioni per superarla, cosa che trasforma effettivamente l'esperienza e si può considerare un allungamento della longevità del gioco.
E visto che stiamo parlando di DLC, Dishonored è un altro eccellente esempio di come farli bene. Sia il primo che il secondo capitolo avevano DLC con ambienti esclusivi e una longevità degna del prezzo che chiedevano. Tornando a Code Vein, l'esperienza offerta si conclude una volta sconfitto il boss. E dato che alzando la difficoltà non cambiano le sue meccaniche, la ripetizione non conta come una variazione di esperienza, ergo non conta come longevità. Anche perché se io da completista posso sentire la compulsione di finire il gioco in ogni suo aspetto, questo non vale per il grosso dell'utenza che vuole solo godersi l'esperienza in modo normale, senza bisogno di ripetere per ore e ore gli stessi scontri. In questo senso, la sfida sul singolo boss significa rivedere per ore la stessa identica cosa, ed è un modo assolutamente squallido di allungare il contenuto di gioco. Potrei evidenziare forse l'unica altra cosa positiva che ho trovato in questi DLC, ovvero l'assenza di trofei. Per chi sente il bisogno di avere un gioco sempre al 100%, togliere la compulsione di prendere DLC solo per reintegrare la percentuale perduta si può considerare un attenuante alle colpe che ho elencato finora. Questo però vale solo nel senso che rende più facile la scelta di non acquistarlo a chi è indeciso, il che non si può propriamente considerare un pregio da recensire in un DLC. Inoltre, ho il sospetto che la mancanza di trofei non sia per generosità, quanto per i rischi impliciti di bug che richiedono lavoro aggiuntivo agli sviluppatori, ovvero nient'altro che l'ennesima manifestazione di pigrizia. Veniamo all'ultimo requisito che un DLC secondo me dovrebbe soddisfare, le scene di storia dedicate. Mi è subito stato chiaro dal modo frugale in cui il DLC veniva sbloccato, aprendo cioè una stanza casuale senza elementi narrativi dietro, che non ci sarebbe stato molto da sperare sul contenuto narrativo. Detto questo, sono veramente stato colpito da quanto povero sia stato persino su questo aspetto. Innanzitutto non esiste nessuna cutscene all'ingresso delle zone nuove. Davis ha un breve dialogo alla primissima volta che le sblocchiamo, ma si sono stancati persino di aggiungere quello dopo il primo DLC. L'unico dialogo con i compagni durante l'avventura è una vaghissima menzione, senza scene animate, dove il personaggio di turno commenta la sua prospettiva di combattere contro uno dei leggendari orrori. Non viene inoltre spiegato per quale motivo li stiamo togliendo dalle loro gabbie, visto che chi li ha combattuti prima di noi ha chiaramente preferito quella soluzione all'uccisione. Nessuno cerca di fermarci, né c'è una conversazione dove si ragiona se sia o meno una buona idea farlo. E qui non parlo più di scene animate, è direttamente assente anche una frase in gioco mentre viene rimosso il sigillo per andare dal boss. Entrando si innesca la generica cutscene della sua apparizione, tra l'altro molto breve, in cui è inquadrato solo il mostro per non dover neanche lavorare sull'espressione del protagonista quando se lo trova davanti. L'intera cosa risulta quindi notevolmente scarna, fredda e sterile. Come ci tenessero a metterci subito nell'ordine di idee che non ci sarà alcun costrutto narrativo, ma soltanto una boss fight priva di contesto. In ogni caso un minimo di storia dovevano mettercelo, così hanno scelto la strada che mi aspettavo, l'utilizzo dei vestigi per scoprire il retroscena dell'accaduto. A tal merito, in Code Vein quasi tutti i codici sanguigni sono correlati a pezzetti di trama che mostrano interazioni con il gruppo che portiamo con noi. In questo modo, quando vediamo il ricordo, la persona legata a quel ricordo lo commenta, facendo sentire valorizzata l'intera esperienza. Qui, come detto prima, i codici sanguigni erano 8. Di questi 8, alcuni vengono direttamente dati all'uccisione del boss, e per assicurarsi che non ci venisse voglia di cliccare dei vestigi per vederne la storia, anche lo sblocco delle abilità viene dato direttamente dalle sfide. Altri 3 si raccolgono in giro come vestigi, e bisogna effettivamente andare da Io a rigenerarli. Curioso di vedere la trama dietro a quelle persone di cui è comunque presente un artwork nella schermata dei codici, sono andato subito a vedere quale fosse la storia. E ammetto di essere rimasto pietrificato quando mi sono reso conto che la rigenerazione del vestigio era istantanea. Nessun pezzo di narrativa, nessuna camminata, nessun dialogo, né dentro né fuori. Niente di niente. Gli unici vestigi del gioco che si ottengono all'istante. Questo lasciava un solo vestigio, quello di Asclepio. La storia correlata è quella di Valerio che ho raccontato all'inizio, il precedente erede della gola, amico di Jack, nonché fautore di queste barriere che hanno sigillato i 3 orrori negli abissi. Non soltanto la classica camminata nei corridoi con le statue di pietra mi è sembrata a tratti più scarna di quelle a cui ero abituato nel gioco originale, ma nonostante in ognuno dei 4 segmenti narrativi dedicati a Valerio ci fosse di mezzo Jack, quest'ultimo non si è degnato di farsi vivo per fare 2 chiacchiere fino a che non è stato sbloccato il 4º e ultimo vestigio. Al che, in una chiusura che ho trovato proprio calzante, Jack sembra persino seccato nel finire il discorso dicendoci «Ho parlato anche troppo».
L'intero viaggio insieme a Valerio era per creare un parallelismo tra il modo in cui Jack ha dovuto alla fine uccidere lui, soffrendo lo stesso trauma che ha sofferto nell'uccidere il nostro personaggio, e per raccontarci di come in realtà si sentisse in colpa per quello che è stato costretto a farci. Una storia interessante, magari, non fosse altro che ha un sapore estremamente secondario, che non spiega niente su come siano riusciti a sigillare gli orrori e che non ci dice per quale motivo siamo andati a tirarli fuori di lì. Ovviamente non c'è nessuna menzione degli altri 6 cadaveri di cui abbiamo trovato i codici sanguigni, nemmeno trasversale. In effetti, nelle scene si intravedono un paio di agenti del governo provvisorio, quindi è possibile che fossero ogni volta 2 agenti diversi e che abbiamo trovato i codici sanguigni lasciati dalle loro morti, ma comunque mancavano di qualsivoglia dettaglio personale, quindi è come non fossero esistiti. Data la trascuratezza di questa trama, il fatto che sia l'unica accennata nell'intera tripletta di DLC rende la sua presenza forse persino più squallida di come non avrei trovato a questo punto la sua assenza. Perché se lo scopo di questo DLC era darmi un'ambientazione asettica e priva di spessore narrativo, come già fu per la Torre delle Prove, insisto a dire, ottimo DLC, gratuito, secondo me ci stava persino meglio non mettere nemmeno quest'unico scorcio di Valerio, quantomeno per una questione di coerenza. Ora, ho detto che questi 4 sono gli elementi da cui di solito valuto il rapporto qualità-prezzo di un DLC. C'è però un altro fattore che considero implicitamente necessario non solo in un DLC, ma in generale all'interno di qualsiasi gioco. Un elemento che, quando il lavoro sopra il DLC rispetto al prezzo chiesto è così poco, ritengo vada sempre assicurato. Ovvero, che funzioni. Ma come non bastasse che gli autori di questi DLC abbiano mostrato un tale disinnamoramento per il loro stesso lavoro da aver tirato fuori il minimo legalmente ammissibile dai loro contenuti a pagamento per considerare evaso l'ordine di Season Pass già pagati, quando ho avviato il terzo DLC, Lord of Thunder, mi sono trovato bloccato davanti alla stanza del boss. La ragione? Il gioco si era dimenticato di lasciarmi l'oggetto per aprirla. E a quel punto non esisteva nessun modo di recuperarlo. Innanzitutto, pensando di essere in difetto, ho cominciato a battere palmo a palmo l'intera mappa temendo di essermi perso qualcosa, solo per scoprire che alla fine l'unica cosa che stavo perdendo era la testa e 2 importantissime ore della mia vita. Dopodiché ho dovuto aspettare una settimana affinché tirassero fuori un banalissimo hotfix per farmi lasciare l'oggetto in automatico, che non immagino nemmeno come possa richiedere più di un giorno per venire implementato. La sagra del bug però non è finita qui, perché quando finalmente ho potuto affrontare il boss, durante una delle sfide ho scoperto che era così mal programmato che si è lanciato da solo fuori dall'arena di combattimento, suicidandosi nell'abisso. Fino a quel momento nemmeno sapevo che i boss potessero morire precipitando. Veniamo quindi a quello che è, a mio parere, l'argomento più importante dell'intero video. La ragione che mi ha spinto a questa polemica così elaborata e a questa analisi nel dettaglio, che non era solo quella di sconsigliarvi l'acquisto del DLC, per quello sarebbe bastato un piccolo post o un video di 2 minuti, magari montato con la musichetta del Ben Hill Show mentre il mostro cane prima correva in giro per il campo e poi si lanciava giù nell'abisso. Quel che voglio enfatizzare, centellinando tutti i suoi difetti e quanto essi siano gravi, specialmente se comparati con i maestri dell'arte del DLC che ho usato come esempio contrapposto, è il modo in cui questo genere di comportamento sia estremamente dannoso per l'industria e rovini la reputazione dei loro stessi colleghi. È pericoloso a più livelli. Prima di tutto, quando una mancanza di rispetto del genere viene condonata, il messaggio che arriva agli altri sviluppatori di videogiochi è che una volta incassati i soldi di un Season Pass si può far uscire qualsiasi porcheria fatta di niente simbolico e dire che il contratto implicito firmato con i propri consumatori all'acquisto è stato soddisfatto. Il risparmio di tempo, soldi e lavoro per le case videoludiche sarebbe inimmaginabile. E se si convincessero che questo comportamento è lecito, anche senza arrivare agli eccessi di questa tripletta di DLC ideata da Code Vein, la tentazione di fare comunque di meno potrebbe sempre venirgli. E sempre più spesso rischieremmo di trovarci con DLC terribili, quali arene ad ondate o qualsiasi altra idea pigra si potrebbero immaginare per evadere l'ordine con la minore fatica possibile. Ancora oggi ho pessimi ricordi dell'arena di Moxie di Borderlands, che tuttavia è una saga di giochi che al contrario ha perso quella brutta abitudine, proponendo vere e proprie espansioni spesso leggendarie in tutti i capitoli della sua saga. Proprio di recente infatti mi sono trovato ad apprezzare la vastità degli ambienti dei 2 DLC pubblicati finora per Borderlands 3, e già mi prospetto contenuti altrettanto soddisfacenti in quelli a seguire. Ovviamente la controparte di tutto questo processo è che i giocatori perdono fiducia.
I season pass vengono venduti in minore quantità, meno soldi significa comunque meno impegno e un sacco di DLC magari potenzialmente bellissime non vedono più la luce perché poco per volta la qualità è scesa insieme alla voglia di comprarle. Infatti anche se altre case, come la Gearbox di qui sopra, continuano ad impegnarsi quanto è giusto e lecito per un contenuto a pagamento che valga i soldi richiesti, un giocatore scottato da Code Vein la volta successiva sarebbe ben meno propenso a fare il salto di fede rappresentato da un Season Pass, un investimento che richiede una notevole fiducia, già che spesso bisogna aspettare un anno o più per vedere l'interezza dei contenuti che si è scelto di comprare. Questo va quindi a danno di case di videogiochi incolpevoli, vittime di una reputazione rovinata da qualche mela marcia, che magari nell'agire così, per quanto detto sopra, crea a sua volta ad altri produttori la voglia di calare il loro impegno individuale. Una classica spirale autodistruttiva che andrebbe assolutamente evitata. E se su un gioco come Code Vein, che ha venduto meno copie di quanto sperato, ragione probabilmente correlata allo scarso impegno dimostrato nel creare i pessimi DLC, magari non avrebbe ripercussioni così gravi nell'industria da restare più di un caso isolato, quando sono le grandi case a farsi prendere dall'appetito per fare tanti soldi con poco lavoro, il problema assume una gravità proporzionalmente molto più alta. C'è da sperare che questi fenomeni rimangano casi isolati e che da occasioni come queste i produttori di giochi imparino dai loro errori e continuino ad offrirci contenuti ricchi che ci lasciano con la sensazione di un buon acquisto o almeno un bel ricordo, invece di lavori a risparmio che servono solo ad approfittarsi della nostra fiducia per punirci dell'unica colpa di aver apprezzato troppo la loro stessa creazione.